Abbiamo finito il giorno 19 i primi due incontri con la società LSG Sky Chef per i 150 lavoratori che rischiano il posto di lavoro a seguito della procedura che la LSG Sky Chef ha voluto aprire 10 giorni ormai sono. I primi due incontri sono stati molto interlocutori e non si è raggiunto ancora un accordo, però ci siamo scambiati perlomeno quelle che sono le posizioni delle parti e da alcuni dati diciamo sono emersi molto più chiaramente, tra i quali la possibilità che l'azienda ritiri questa procedura per i licenziamenti a patto che si verifichino una serie di condizioni. E quindi l'azienda ci ha chiesto sostanzialmente di collocare 150 persone in cassa integrazione per 2 anni, di cui almeno 100 in maniera fissa a 0 ore e altre 50 le figure, quelle più polivalenti, da far ruotare sui vari reparti dell'azienda. Inoltre ci ha chiesto la sospensione di ogni trattativa del contratto nazionale per il 2012 e per il 2013. Queste sono le richieste. È chiaro che in questa richiesta ci sta anche il congelamento di quella parte di una tantum che i lavoratori avrebbero dovuto percepire a gennaio 2012, pari a 200 euro. Noi per tutta risposta, come si evince dal verbale di riunione che abbiamo stilato, abbiamo detto che siamo ovviamente disponibili a discutere della cassa integrazione, della riorganizzazione aziendale per meglio efficientare le risorse umane. Non siamo invece disponibili sulla questione del rinnovo del contratto nazionale, perché non è di nostra competenza. Insomma, abbiamo detto chiaramente all'azienda che si deve rivolgere a un altro tavolo, a quello delle segreterie nazionali, perché sono loro che hanno stilato l'ultimo rinnovo contrattuale, quindi sono solo loro che possono, nel caso, dare deroghe a quanto già sottoscritto.